sì, ma che cos'è questa, e ognuno poi si deve inventare, insomma, il nome, no? A te uno che è un amico mio gli ha chiesto, ma questi fanno questo incontro sulla fellazio? Fellazio? Che fanno un incontro sulla fellazio? C'è scritto, ma è Claudia, ah, ma è male! Quindi per dire, insomma. E allora, visto che si parlava l'altro giorno di femminicidi, forse stava anche qualcosa di sessuale in mezzo, ma non c'è niente di sessuale. Allora, dunque, questo tema l'abbiamo scelto un po' a fatica, nel senso che a noi sta molto a cuore e ne parliamo spesso, ma non è un tema prettamente psicopedagogico. Naturalmente la psicologia ufficiale non parla naturalmente né di vizi né di virtù né di malattie spirituali, eccetera, e quindi degli psicologi, dei pedagogisti che parlano di questo. E in genere non ne trovate molti, a meno che non hanno anche altri tipi di formazione. Però per chi lavora insomma nell'assistenza dell'altro, nella crescita, eccetera, certamente degli argomenti molto profondi. In realtà io ho un manuale che è questo, da cui ho preso molte delle cose, come vedete sono quasi 1000 pagine, insomma, e che non ha niente da invidiare ai manuali di psichiatria, anzi, molte volte nella descrizione di alcuni fenomeni comportamentali, cognitivi, legati a disagi, a psicopatologie, è molto più ricco questo che i libri di psichiatria. E questo è stato fatto, insomma, raccogliendo testimonianze dal 300 d.C. fino al 1500, quindi per dirvi che sono cose che fanno parte proprio dell'uomo. Molti mi dicono, ma tu vieni qui, no, che parli di cose antiche, e non sono tanto antiche, perché se leggete le cose che diciamo oggi noi, sono esattamente le cose che viviamo tutti i giorni, sono le cose che sono già scritte nei manuali di psicologia, quindi vuol dire che l'uomo è quello ed era quello anche 2000 anni fa. Dale Pilis, come per tanti secoli comunque è stato questo argomento un po' la base dell'etica occidentale, e togliamo subito un dubbio, no? E quando si parla di etica, si parla di virtù e vizi, ce n'è sempre in mente la Chiesa, va bene? In realtà il discorso di vizi e virtù nasce in Grecia, quando ancora la Chiesa non c'era, quindi è un argomento laico. Poi la Chiesa, con Sant'Agostino, San Tommaso, tutti i padri della Chiesa, hanno rispolverato certe cose e le hanno applicate alla filosofia occidentale, alla teologia cristiana, però sono delle cose che stanno comunque nel nostro patrimonio da più di 2000 anni. Tant'è che prima parlavamo, nella psicologia negli ultimi 15 anni dall'America è venuto un nuovo movimento, così anche interessante, si chiama psicologia positiva. E allora tutti quanti ne stanno adesso parlando, chi insomma i padri di questo tipo di psicologia stanno avendo molto successo, fanno soldi a parate perché vengono chiamati ovunque, scrivono libri, e alla fine, siccome nella psicologia positiva si dice basta parlare di malattie, di disagi, parliamo di ciò che è positivo, quindi di felicità, di benessere, che non come non si sta male, ma come si sta bene, è un argomento, ok, ci stiamo. Il punto è che alla fine, quando hanno detto ma che cos'è questa felicità, allora hanno cercato di definirla, hanno detto ma come si è felici, e indovinate che hanno detto? Bisogna crescere nelle virtù. Ma questo l'avevamo detto noi occidentali a 2500 anni, cioè bisogna che veniate voi americani. Loro però le hanno catalogate, le hanno messe 24 suddivise in 6 famiglie di virtù, e quindi insomma l'hanno sistematizzata e stanno vendendo con le idee nostre una marea di libri, stanno facendo milioni su cose che Aristotele e Platone, che sono loro gli inventori di questa cosa, purtroppo tutti questi soldi già hanno avuto, e se c'era insomma, come si chiama, il copyright, sarà cosa abbiamo fatto. Ok, allora, tanto per dirvi che ci scomodiamo a sentire quello all'americano, ci spendiamo anche 1.800 euro a weekend di formazione, quando basta aprire i libri della scuola e le cose ci stanno scritte lo stesso. Quindi noi oggi cominciamo questo percorso, è stata un po' una sfida perché è ovviamente un tema particolare, e vediamo insomma se
vi appassioniamo come siamo appassionati noi. Cominciamo, che va? Allora, scusate, ho la gomma. Allora, dunque, siccome appunto stavamo in questo un po' quello che stavamo dicendo, tutta l'etica occidentale la felicità è considerata il premio delle virtù. Noi parliamo di vizi, però in realtà i vizi sono sempre collegati con le virtù, non sono un tema a parte. La virtù è l'abito, quindi il comportamento costante che rende l'uomo buono e gli consente di fare bene il proprio compito di essere umano. Se la felicità si ottiene coltivando le virtù in un percorso di perfezionamento, allora si comprende la definizione di Aristotele, secondo cui la felicità è un'attività dell'anima conforme a virtù. Cioè, se secondo Aristotele, voglio dire, la felicità si ottiene crescendo, coltivando questi comportamenti che sono cosiddetti virtuosi. Noi nasciamo naturalmente molto animaleschi, istinto, emotività, siamo per natura quasi viziosi, insomma, naturalmente è nostro compito passare da quell'istinto, da quell'emotività, da quei vizi, invece a una sorta di umanità più completa che si ottiene crescendo proprio in quei comportamenti che sono considerati perseguenti il bene generale, quindi virtuoso. Allora, perché se non dicevamo questo, naturalmente il vizio anche non si capisce. L'uomo fa le sue facoltà, ha l'intelletto e la volontà. L'intelletto è la facoltà del pensare, la volontà è la facoltà dell'agire. Però siccome esistono due categorie di virtù, bisogna che diciamo che parliamo di quali virtù, di quali vizi noi ci occupiamo in pratica in questo corso. Esistono quindi le virtù morali, le virtù etiche, che sono in pari a quelle che perfezionano la volontà, come bisogna agire. Quindi io conosco il bene, ma se non ho la volontà, la motivazione a fare il bene, la conoscenza del bene non serve a niente. Allora, quindi le virtù morali ci dicono come dovremmo comportarci per essere virtuosi. Naturalmente anche qui togliamo tutto quel dubbio che c'è sulla moralità, eccetera, che non c'entra niente con il dettame religioso, no? Perché si pensa che la morale è quella che ti dice quello che devi fare, perché sennò Dio poi ti condanna. Naturalmente qui non c'entra niente. L'etica nasce come un suggerimento, dice, guardate, dagli studi che abbiamo fatto, se la felicità è quella, bisogna essere virtuosi, e per essere virtuosi bisognerebbe comportarsi in questo modo. Bene, poi ognuno è sempre libero di fare il contratto, va bene? Però insomma, l'etica nasce proprio da questa. Invece sono le virtù speculative che perfezionano l'intelletto, quindi che cosa bisogna conoscere. Bene, però di questo noi adesso non ci occupiamo. Le virtù etiche sono tante, va bene, sono tante, ma poi San Tommaso aveva comunque le lasciate tante, però aveva detto che esistono quattro virtù che sono le più importanti, cioè se uno ha quelle quattro, cresce in quelle quattro, di conseguenza facilmente acquisisce tutte le altre, va bene? Ecco perché si chiamano le quattro virtù cardinali, che sono i cardini, no? In pratica i pilastri della nostra moralità. Penso che le conosciamo tutte, va bene? Questo noi lo vediamo. E qual è la caratteristica della virtù? Le virtù hanno come presupposto l'abitudine, l'habitus viene chiamato, l'habitus è qualcosa che porti sempre addosso, nessuno va in giro nudo, no? E quindi come andiamo sempre in giro con l'abito, così andiamo sempre in giro con queste virtù, è un modo di essere costante che ci appartiene. Le virtù dianoetiche, quelle speculative naturalmente si acquisiscono con lo studio, invece quelle etiche con l'abitudine, con l'allenamento comportamentale. Bene?
hanno a che fare con il piacere e con il dolore, ma adesso non ci soffermiamo, se no abbiamo tutto un capitolo che non ci interessa, ma comunque sia, quando ci si comporta bene, virtuosamente, abbiamo come una sorta di appagamento, quando invece ci comportiamo male e seguiamo i vizi, naturalmente abbiamo spesso il dolore. Purtroppo capita che per essere virtuosi bisogna fare delle scelte che per lì non sono tanto piacevoli, invece per fare comportamenti viziosi, no? E ci siamo spinti dall'appagamento immediato di qualche piacere che però è già di per sé un vizio. Quindi se uno agisce sempre nell'immediato è spinto a fare più il vizio che la virtù. Si manifestano attraverso l'atto, nel senso che uno non può essere virtuoso a parole, ma naturalmente deve essere con i comportamenti. Se uno è onesto, non è vero che è onesto perché sta qui e parla di onestà, è onesto perché se trova il portafoglio per terra lo dà a chi se l'è perso. Sono di disposizione a scegliere il giusto mezzo, no? Voi sapete, medius est virtus, secondo Aristotele, eccetera, ma adesso andiamo un po' veloci su questa cosa. Perché secondo Aristotele, tutta questa dottrina morale, la virtù è quello che ci fa essere felici. Perché la virtù è la salute dell'animo, è la salute interiore. Come il corpo sta in salute se dorme abbastanza, se mangia abbastanza, se fa abbastanza movimento e quindi si cura abbastanza, così l'animo, la nostra mente, il nostro spirito sta bene nel momento in cui noi ci comportiamo da esseri umani. Bene, quindi facciamo quello che l'uomo è capace di fare. Quando invece facciamo le cose che sono capaci di fare anche gli animali, naturalmente allora siamo degli animali, non siamo degli uomini. Ok? E la è tale se è frutto di libera scelta, non si è virtuosi se si agisce bene casualmente o per costrizione, nemmeno se ci comportiamo ogni tanto bene. Abbiamo detto che la virtù è un habitus, quindi se io sono giusto, e la giustizia è una delle quattro cardinali, va bene, sono giusto non perché qualcuno mi costringe a essere giusto e né perché per caso sono stato giusto. Devo averlo voluto, se c'è l'intenzione allora c'è anche la virtù. E se io sono giusto dopo aver rubato i soldi di qua e di là, un giorno gli do il portafoglio al vecchietto e se l'è perso, e non è che sono giusto perché quel giorno ho dato il portafoglio, deve essere una costante comportamentale. Le virtù vengono acquisite con un continuo allenamento. Se oggi non siamo virtuosi, non è che diamo il portafoglio e domani siamo diventati virtuosi. Naturalmente c'è bisogno di allenamento, di tempo e di crescita. Per agire bene bisogna avere queste tre condizioni, devo conoscere gli elementi, devo agire per libera scelta e agire secondo il mio abito, ma cose che abbiamo già detto. Scusate se vado un po' veloce, ma questa era... Ops. Allora, queste sono le virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. In soldoni, la prudenza è quella che perfeziona l'intelletto e quindi che mi aiuta a capire qual è il bene da perseguire. La giustizia invece perfeziona la volontà, che visto che cos'è il bene, qual è il bene, la giustizia mi fa comportare secondo quel bene. Ok, la giustizia è la virtù che mi aiuta a relazionarmi bene con gli altri e dare ad ognuno ciò che gli è dovuto, quindi sia all'altro sia a me stesso. Poi c'è la fortezza, che sarebbe la capacità di sopportare un'avversità, un problema, un peso, solo in vista di un bene futuro. Quindi nel momento in cui mi impegno in un progetto arduo, tant'è che la fortezza viene perseguita attraverso l'esercizio dell'aggressività, no? Cioè io ciò devo fare un bene arduo, un bene difficile, e per raggiungerlo devo studiare, devo sacrificare il mio tempo, devo rinunciare a certe cose, devo anche lottare con chi mi ostacola nel fare il bene, e quindi c'è bisogno dell'aggressività. Capite? L'aggressività in questo senso è utilissima, insomma, no? Naturalmente poi ci sono le perfezioni dell'aggressività che non serve per fare il bene ma per fare il male, quindi naturalmente non è più virtuosa. E poi c'è la temperanza che ci aiuta invece la virtù
che ci fa godere dei piaceri della vita senza diventarne schiavi. Quindi io se fumo una sigaretta, fumo una o due, basta, perché poi mi fa male, no? E se, insomma, tutti i godimenti dei piaceri sono sempre commisurati da un piccolo contentino che mi do, ma non diventa mai il piacere quello che mi guida, no? Pensate, ogni tipo di dipendenza dalle sostanze, dal sesso, dal cibo, dall'approvazione degli altri, eccetera, sono tutte intemperanze, nel senso che l'uomo ha lasciato che quel piacere diventasse padrone, ok? E io schiavo. Allora, queste virtù, dall'altra parte invece abbiamo i sette vizi, no? Ma come, le virtù sono che sono cose belle, se sono quattro, i vizi sono sette. In realtà dipende, perché esistono diverse catalogazioni. Nella tradizione cattolica i vizi sono sette, quelli che sappiamo grazie anche al film Seven, no, che ci ha fatto ricordare in modo un po' così hard, insomma ci ricordiamo. E poi però in quella ortodossa, nell'ortodossia c'è molto più nell'attualità questo tipo di formazione ai vizi e alle virtù. Invece nel mondo nostro cattolico, tutti penso che chi di noi cattolico ha fatto il catechismo, eccetera, eccetera, forse manco ne ha parlato mai. No, invece nella tradizione ortodossa invece è ancora molto vivo come insegnamento questo tipo di tema. E ad esempio in quella ortodossa sono otto, va bene? Più o meno abbiamo fatto una sorta di comparazione. La superbia viene chiamata orgoglio, eccetera, eccetera. Abbiamo tutte, quindi la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia, che invece non viene contemplata nell'ortodossia, insomma, l'acidia, e poi di là c'è la vanagloria e la tristezza, che sono altri due tipi di vizi. Noi naturalmente ci atteniamo alla tradizione nostra, quindi sette vizi, però abbiamo fatto una piccola aggiunta, che è appunto la filautia. Questa filautia non compare nella tradizione nostra, ma compare in quella dell'ortodossia, quindi anche il lavoro che stiamo facendo è abbastanza complesso, perché dobbiamo tradurre le cose di qua, di là, insomma, alla fine poi cerchiamo di dare un senso al tutto. E penso che la New Age nella vostra testa, chi non la conosceva già, è appunto questa filautia da cui cominciamo. In realtà, come vedete, non è annoverata tra i vizi né di qua e né di là, perché adesso vi dico è più di un vizio, insomma. Adesso vediamo. Ok, quindi che cos'è questa filautia? All'origine di questi otto vizi o sette vizi, in base alla tradizione, e c'è appunto la filautia, che viene definita come l'amore egoistico di sé. Questa filautia quindi non è tanto un vizio, ma è un presupposto che crea tutti i vizi. Abbiamo sempre detto che l'ozio parla dei vizi, in questo senso invece la filautia è la madre di tutti i vizi, che secondo me c'è anche più senso, bene? Anche perché io sono un grande estimatore dell'ozio buono, no? E quindi tante volte starsi lì a riposare e a non fare niente è una bella cosa, se uno ha faticato, se uno ha fatto niente, certo che... Ok, e quindi la filautia produce direttamente tre degli otto vizi, che sono quelli più terra-terra, quelli più grezzi, insomma, che hanno a che fare con l'appagamento di piaceri più materiali, che sono la gastemargia, cioè la gola, va bene, la filangeria, che è l'avarizia, e la gelosia, che è la vanagloria, va bene? E quindi capite bene, questa energia è ovviamente l'utilizzo del cibo e di tutto ciò che è commestibile anche dal punto di vista astratto, insomma. L'avarizia ha a che fare con il sordo, e la vanagloria ha a che fare con gli onori, va bene? E così è caratteristico il fatto che Aristotele, quando cercava di spiegarci che cos'è la felicità, prima di dirci che cosa fosse, ha smontato un po' quali erano
le tre teorie che fino all'epoca erano state accampate per dire che cos'era la felicità. E allora ho detto, in genere tutte le teorie fin qui prodotte, ma per lui era facile perché c'aveva pochi anni da riassumere, per noi adesso è molto più complicato, e infatti diceva che erano tre tipi di risposte. C'è chi aveva detto che uno è felice quando gode dei piaceri, quindi l'edonismo, e possiamo collocarlo con il primo, con la gola, è proprio il piacere per eccellenza. Oppure c'è chi diceva che la felicità è il godimento delle ricchezze, quindi la seconda, l'avarizia, e chi invece diceva che uno è felice quando ha il successo sociale, ha gli onori dagli altri, che sarebbe appunto la vanagloria, la genossia. Allora è carino come, insomma, nella tradizione, è vero che l'ortodossia veramente, diciamo, che campa sul materiale classico, eccetera, però ecco, appunto, c'è anche questo parallelismo carino. Noi oggi veramente abbiamo diviso le serate per coppie di vizi, non c'è stato grande studio nell'accoppiarle, perché alcune coppie sono state facili, tipo gola e lussuria, ma altre coppie le abbiamo messe per forza perché erano rimaste sbagliate e quindi le abbiamo messe. Allora, però, e senza fare otto incontri, che sennò non ci viene nessuno, noi abbiamo cercato di fare in questo modo. Cominciamo quindi con la filologia. Se qualcuno ha delle domande, dei dubbi, ovviamente può anche non aspettare la fine del mio intervento. Il vizio della filologia è una perversione della filologia virtuosa, cioè uno è che non deve amarsi, non è che uno non si ama perché se ti amo Dio, sempre se sei vizioso. Esiste un amore di sé che è sano, e poi esiste un eccessivo amore di sé, bene, che è appunto la filologia come perversione, come vizio, e consiste nell'amore egoistico di sé, nell'amore del Dio decaduto, allontanato da Dio e volto verso il mondo sensibile, che conduce perciò una vita carnale e non spirituale. Anche qui, naturalmente, così dice la religione, ha fatto tutto il Medioevo da cassa di risonanza per questo tipo di argomentazione. Però, ripeto, le stesse cose, ovviamente noi utilizziamo un linguaggio, perché in questi libri il discorso dei vizi e virtù sono descritti in un modo abbastanza chiaro, va bene? Però, attenzione, tutte le cose che diciamo, quando si parla allontanato da Dio, per Dio si intende tutto ciò di aspetto metafisico, quindi per i cristiani Dio è Dio cristiano, se ci fossero gli islamici sarebbe un altro, insomma, lo stesso Dio, ma visto in maniera diversa, se ci fossero gli induisti, buddisti, ognuno ha un suo Dio, voglio dire, no? Anche gli altri in realtà ci hanno in realtà un Dio, no? Che non è un Dio metafisico, ma è un Dio panteistico, la natura stessa, però comunque sia. Comunque noi, nessuno che non lo faccia apposta, insomma, riconosce che uno sia creato da solo, no? Comunque sia che noi facciamo parte della natura, sia che se veniamo a Dio, se veniamo da un'altra parte, comunque da qualche parte veniamo. E allora il discorso quindi qui è più allargato, e siccome appunto quando si parla di spiritualità, lo stesso noi abbiamo la concezione che per spiritualità si intende la Chiesa Cattolica, non è così, perché la spiritualità è una condizione, una determinante dell'essere umano. Nell'antropologia, anche nell'antropologia atea, esiste il riconoscimento dell'uomo cosiddetto tridimensionale, cioè l'uomo è fatto di corpo, psiche e spirito. Lo spirito è quella parte di noi che si collega con un'idea di eternità, no? Cioè che il senso della vita, sia che continua dopo la morte, sia che non continua dopo la morte la nostra vita, ma il senso della nostra vita varca naturalmente le soglie anche della morte. Persone, ad esempio, che era un filosofo ateo, il padre, uno dei padri della fenomenologia, che è tutta una tradizione filosofica atea, va bene, però riconoscono l'uomo anche come spirito, no? Lo slancio vitale di Bergson era proprio questo: l'uomo che si proietta al di là della propria finitezza, no? E allora quando si parla di formazione
spirituale, di malattia spirituale, non è intesa come quello che non va in chiesa, chiaro, è uno inteso come la persona che non cura il suo aspetto metafisico e pensa quindi che la sua vita nasce e muore nel godimento del mondo sensibile. Se ci pensate bene, tutte le filosofie orientali naturalmente su questo concordano, nel senso che tutte le filosofie orientali ci spingono all'abbandono dei beni sensibili materiali per elevarci insomma a livello spirituale, e quindi quando si parla di Dio e di spiritualità intendiamola in questo senso lato, perché io penso sempre quando una cosa dell'uomo è vera sempre, indipendentemente dal tipo di appartenenza religiosa o di appartenenza culturale. Ok, quindi nella ricerca dell'appagamento di una vita sensibile, l'uomo è alla ricerca incessante e multiforme del godimento. Quindi se io non trovo in me stesso un significato più profondo, gli attribuisco un significato più superficiale. Quindi la mia vita ha senso quando mangia bene, quando fa tanto sesso, e lo fa in un modo così, no? Poi ognuno, siccome i piaceri tendono alla saturazione, ogni volta che uno gode questi piaceri, ogni tanto deve rinnovarli un po', deve passare a qualcosa di un po' più forte, perché il piacere di per sé, se io mi mangio una torta, una fetta di torta, dopo una fetta ci piace, la seconda fetta, beh, a me continua a piacere, poi forse meno, però insomma, andando avanti, se ne mangiamo 5 fette, alla fine abbiamo la nausea, bene? E così se noi andiamo a letto con la donna e facciamo il sesso in maniera tipo la posizione del missionario, ci piace molto. Dopo 20 anni il missionario, uno dice, oh, ma adesso è il caso di fare qualcos'altro. Tant'è che tutte le perversioni sessuali nascono proprio dal fatto che l'uomo vive la sessualità non come un'intimità spirituale con l'altra persona, ma semplicemente come un appagamento di piaceri. Quindi se io lo faccio per quello, non male che dopo un po' mi tocca farlo qua. Quindi con maschile, femmine, in alto, da parte, mando su, perché ogni volta dobbiamo in qualche modo arricchirlo e riportare il piacere come era all'inizio. E lo stesso con gli onori, con il potere, no? Voi immaginate che qui non è solamente la ricerca del piacere materiale, cibo, sesso, rock and roll, ma anche gli onori, il potere sulle altre persone, il potere sul mondo, essere famoso, avere, no, andare a fare, sono tutte cose che ci schiavizzano. Stamattina parlavo con una ragazza che fa l'università, ha scelto di farla e tutti dicono, ma che la fai fare? Ma tanto non trovi lavoro, poi ho il dubbio perché questa università non ti fa arricchire. Ma capito? Ma tu perché fai l'università per fare i soldi, no? Dove fai soldi, potevi parte dove fai poi il politico, se vuoi fare soldi. Però ovviamente poi dici rimetti in altri tipi di salute. Allora, il discorso è che tu fai l'università che pensi attenga le tue... no, perché sai, nel mondo dove vivo io, è come se io vivo in un altro mondo, no? E nel mondo dove vivo io, se non sei qualcuno e non c'hai soldi, non conti niente. È quello che mi dicono. Poi ti dicono male, nel senso che sicuramente c'è qualcuno che vive in questo modo, però è un modo, sì, francamente abbastanza vizioso. Se io scelgo l'università perché mi fa essere famoso, e non lo so, a parte il fatto che in genere chi comincia in questo senso, poi vedete Paolini voleva essere tanto famoso, cioè diventato. Allora, è spinto all'evitamento del dolore che inevitabilmente segue al piacere. Quindi da una parte siamo attratti dall'apparimento del piacere, dall'altra parte evitiamo tutto ciò che ce li toglie. Va bene? Quindi siamo alla continua ricerca, pensate all'adolescente che deve fare i compiti e quindi evita lo studio come fosse la peste perché lo studio non è piacevole, però va a giocare al pallone perché il pallone invece è piacevole. Quindi attrazione e naturalmente l'allontanamento dal dolore. Quindi l'amore per se stessi, abbiamo detto che non è sempre negativo. Se l'uomo ama se stesso considerando solo il suo aspetto psichico e corporale, tralasciando il fondamento spirituale, quindi ciò che ci lega all'aspetto metafisico della vita, allora questo produce questo effetto, che egli non può amare veramente se stesso e si illude credendo di amarsi,
Cioè, mentre in cui io mi concedo tutti questi piaceri e rinnego la mia parte più profonda, più spirituale, più metafisica, penso che mi sto facendo tanto del bene, ma in realtà a lungo termine mi sto facendo del male. Il filautico è colui che ama solo se stesso, di conseguenza gli capita di non avere amore neanche per sé. Okay? Quindi di conseguenza non riesce ad amare né gli altri, perché ama se stesso in maniera smodata, ma in realtà allontanandosi dalla sua naturalità, alla fine non ama nemmeno se stesso. Bene? Questo esempio mi è venuto per farvi un po' capire, è come se noi amassimo la nostra casa non per il fatto che è una casa, no? La casa ovviamente non è semplicemente la cucina o l'impianto elettrico con le luci che si accendono da sole quando io passo. La casa in primis è tutto questo scritto lì, protezione, è calore, è il mio posto sicuro, è il focolare domestico, è tutto ciò che mi dà quella sensazione, voglio dire, di essere appunto a casa. Bene? Qui naturalmente, sai, il sistema elettrico potente ce l'hanno anche i musei, ma i musei non sono casa nostra. La cucina bella ce l'ho per avere anche l'esposizione della Lube, ma non è casa nostra. La casa non è semplicemente quello, l'insieme delle cose che c'ha. Noi potremmo costruire una casa bellissima, spendiamo 800.000 euro, io veramente tutti fighissimi, e però non sentirla nostra. E allora che casa è? Quindi così l'essere umano non è semplicemente c'ho il fisico, so giocare a tennis, so furbo. Se noi ci amiamo, non può essere solo per questi aspetti, perché già la vita umana di per sé ha un valore molto più profondo che va colto. Non so se avete dubbi, naturalmente è lì. Quindi le cause della filautia. Non riconoscendo la propria natura spirituale, l'uomo si rivolge al mondo sensibile, come abbiamo detto. Questo allontanamento da se stessi può dipendere o dal fatto che nessuno ci ha insegnato e nessuno ci ha spiegato queste cose. Considerate che noi viviamo in una società in cui molte filosofie, molti, quasi tutta la psicologia, parte da un modello antropologico bidimensionale, dove esiste solo la psiche e il corpo. Pensate che la psicanalisi, con Freud, nasce dal fatto che l'uomo è il frutto, no, di un ingranaggio idraulico con una sostanza che gira per il corpo, si chiama libido, va bene, che se non appagata o se è frustrata va a creare degli scompensi, va bene? Noi siamo determinati dalle forze interne, inconsce, che non governiamo e non conosciamo, che tendono ad emergere da un sistema di norme date dalla società che reprimono quelle pulsioni, e l'io, la coscienza, ha il compito di mediare e trovare dei compromessi tra queste due forme, no? Quindi la salute dell'uomo passa dall'allenare l'io a essere bravo a mediare queste due cose, no? Quindi, esempio, per Freud, per tutta una parte di psicoanalisi, ad esempio, tutto ciò che è spirituale, quindi l'esistenza di Dio, la vita dopo la morte, tutte le domande metafisiche, sono tutte proiezioni dell'uomo che vive su questa terra, che non ha alcun significato. L'uomo, allora, per vivere bene, cerca di attribuirne a alcuni. Quindi Dio non esiste, Dio è una proiezione dell'uomo che ha bisogno di inventarsi Dio o di inventarsi qualsiasi altro aspetto che viene metafisico per stare bene. Quindi non può essere portato per quello da solo, questo è il senso di fronte. Allora, naturalmente, visto che la maggior parte della psicologia parte da questo presupposto, molte filosofie del Novecento partono da questo presupposto, capite che l'ignoranza su questo tema, se è vero, perché non è che noi prendiamo la verità, però io parto dal presupposto che la spiritualità esiste, e così non solo a livello teorico, ma penso che gli impulsi spirituali a chiederci qual è il senso della vita, dell'uomo, come è creato il mondo, tutte queste spiegazioni scientifiche, perché sono interessantissime, ma sono molto rarunose, no? La teoria del Big Bang, sì, è interessante, ma ci devono spiegare tante cose,
no, questa massa informe è che c'è, no, prima massa informe non è che c'è un primo dopo, comincia l'universo quando questa massa informe che esplode, ma esplode perché? Cioè, o è un processo che è cominciato e poi a un certo punto è esploso, oppure se prima era tutto immobile, poi all'improvviso comincia a muoversi, e vuol dire che qualcosa l'ha mosso. Bene? E così, insomma, abbiamo tante spiegazioni a cui diamo ragione, ma sulle domande profonde della vita voglio quando c'è da discutere. E ogni volta che ci poniamo queste domande stiamo parlando di spiritualità. Bene? Allora, in questo senso, ignorare che esiste questa nostra parte probabilmente può essere, non è detto che sia per forza, può essere una delle cause della filosofia. Oppure dal mancato riconoscimento dei vantaggi a lungo termine della tutela di questa propria spiritualità. Magari io sento questi impulsi, queste domande, questo senso della vita, però scopro che una cosa è andare in studio, parlo con i filosofi, leggo i filosofi, vado a scuola, parlo con i preti, parlo col monaco buddista, parlo di qua, e dopo tutti leggo Osho, leggo questo, leggo quell'altro, e dopo un po' c'è più confusione. Allora sai che tanto scuola, la mia vita di tutti i giorni è fatta di guadagnare i soldi, andare a comprare il pane, uscire con la fidanzata, andare a giocare a pallone, tutte queste domande posso anche non pormele. Bene, quindi a un certo punto, visto che non è vantaggioso, anzi mi crea un sacco di problemi, e allora non le considero. E quindi questa può essere una seconda causa. Quali sono gli effetti invece? La filosofia è l'origine di tutti i vizi, proprio perché è un fraintendimento del significato profondo della propria persona. Se un'aquila, naturalmente c'è un libro famoso di Antonio Mello, se un'aquila si crede, c'è un errore, un pollo, si comporterà da pollo. Se io penso che ho solo corpo e spirito, mi occuperò solo degli onori, dei piaceri, dei soldi e della fama. E tutto il resto veramente non mi interessa. Bene? Allora lì è bella l'immagine, la scimmia che parla di domandarsi, ma che magari si chiede, ma io derivo dall'uomo, no? Dice, perché non sarebbe conto? Noi attualmente superbi che pensiamo noi siamo sul filo della scimmia, la scimmia magari invece pensa il contrario. Questi giorni sto vedendo un sacco di animali, tutti Mowgli, Tarzan, tutti questi scimmioni, no? Ok. Allora, gli effetti pratici della filologia sono quindi molteplici, dando origine a tutti i vizi. A partire dal mancato riconoscimento del valore dell'altro. Abbiamo detto che il primo effetto importantissimo è il fatto che se io amo molto me stesso, tenderò a non considerare la dignità dell'altra persona. Bene? Nello specifico possiamo attribuire alla filologia un eccessivo interesse non solo per me stesso in generale, ma ad esempio per il proprio corpo, no? Quindi se io sono solo attratto da corpo e mente, naturalmente per il corpo comincia a diventare una cosa importante, quindi ecco la eccessiva attenzione rispetto a questo. Divisioni, rivalità, nel non riconoscimento della dignità dell'altro, naturalmente si creano le divisioni, le rivalità, le invidie, le gelosie, le inimicizie, la litigiosità, le ingiustizie, la non socievolezza, cioè il non bisogno di unirsi con gli altri, sfruttamento degli altri, e questo naturalmente cambia sia a livello anche lavorativo, no? Il titolare, siccome tu già hai bisogno di 2 lire, ti faccio fare 40 ore a settimana, ti do 300 euro, se no, adesso ti sta bene, vai a casa, ci sono tanti fuori dalla porta che vorrebbero prendere il tuo posto, beh, quello è uno sfruttamento, perché il titolare non sta pensando alla dignità dell'altra persona. Bene, ma poi c'è anche lo sfruttamento più nascosto, meno evidente, no? Per esempio il genitore che sfrutta il figlio per i propri bisogni, la madre che si separa dal padre e usa il figlio per vendicarsi del padre, oppure la moglie che sfrutta il marito che sfrutta la moglie per fare quello che gli pare. Insomma, i tipi di sfruttamenti quando c'è la filautia sono, in realtà, quando uno è filautico è portato naturalmente a stare con l'altro non perché riconosce il valore dell'altro, ma perché vede che l'altro gli serve per certi suoi scopi.
quindi se io ho tanto bisogno, da piccolo mamma non mi ha amato abbastanza, io ho tanto bisogno di amore, di non essere abbandonato, di essere sicuro, allora ecco che mi sposo con te, però tu mi devi stare sempre vicino, non devi mai fare quello, non devi fare mai quell'altro, non devi uscire, devi stare sempre con me, ho capito, ma non è che lo ami tanto, no? Se tu fai questo tipo di richieste, tu vuoi che sia così perché a te serve così. E quindi questa è una forma di sfruttamento. C'è delle domande, no? Sentivo qualcuno Sì, l'ipocondriaco si può assomigliare un po' all'ipocondriaco? Non ho capito, scusi. Una persona ipocondriaca si può definire un po' che abbia questo problema? Allora, l'ipocondria è un'altra cosa nel senso che l'ipocondria è un insieme di sintomi che può essere causato da tanti processi diversi, ognuno è ipocondriaco per motivi suoi e non tutti hanno la stessa causa. Ci può essere un'ipocondria che è portata anche da questo, però non è detto, insomma, dietro ci possono essere tanti meccanismi diversi. Bene? La tensione al corpo naturalmente è più intesa come esteriorità del corpo, invece l'ipocondriaco ha paura di star male perché vuole tanto la salute, perché pensa che ogni tipo di variazione eccetera sia una minaccia a se stesso, insomma, alla sua, a fare quello che deve fare. Quindi ci può essere, ma non è detto che sia una manifestazione così diretta, insomma. Ok, allora andando avanti, qual è la virtù corrispondente alla filotia, anche se abbiamo visto che la filotia di per sé non è un vizio proprio, ma è una sorta di precursore, insomma. Allora possiamo allenarci a dire se l'amore egoistico di sé è vizio, l'amore sano di sé, cosiddetto l'amor proprio, invece può essere una virtù. Tant'è che il detto ama il prossimo tuo come te stesso ha solo senso se noi intendiamo ama te stesso dal punto di vista dell'amor proprio, non della filautia, perché se io mi amo in maniera filautica, non so se si dice, ma quello, bene, in realtà abbiamo detto che non posso amare nessuno. Sono tuo come te stesso, ma tu ti ami come filautico, in realtà non puoi amare nessuno. Quindi hanno passato come se stesso, si parte dal presupposto di amarsi nel modo sano, quindi lì dopo vediamo in che senso. Bene? E allora così abbiamo presentato la filautia. Abbiamo accostato la superbia alla filautia perché in realtà proprio stanno di a un passo, insomma, no? Tante cose sono quasi, non dico uguali, ma sovrapponibili. E allora una persona che è filautica spesso tende a essere anche un po' superba, in che senso? Adesso lo vediamo. Dalla definizione, il termine superbia ha un'etimologia dubbia, alcuni dizionari dicono una cosa, altre altra, e altre, ma tutte hanno una cosa in comune, sia che super boss da una radice, non so io dico, non è questo che mi interessa, significa andare, allora significa andare oltre, oppure super bio, senso di super la vita, super bio avere un eccesso di violenza, via in verbo è violenza, via osservita, no? E allora però tutte hanno in comune il fatto che una persona che supera una soglia, che supera una soglia che è naturale, va bene? E quindi, in qualche senso, così in termini più lato, possiamo dire che il superbo è quello che si crede superiore, va bene? Vediamo adesso in che senso. Ok, quindi esistono due tipi di superbia. Noi possiamo essere superiori, crederci superiori agli altri uomini o desiderare questa superiorità. Quindi se io penso di non esserlo, vorrei tanto esserlo, oppure se io ho già fatto un percorso penso di esserlo, oppure il credersi superiore alla natura e a Dio, dice il coso di Adamo e Eva, della mela eccetera, non a caso viene considerato come icona della superbia. Bene, allora
essere superiore agli altri, l'individuo esalta le proprie capacità che possiede oppure le esalta senza motivo. Quindi non è che uno che su quello per forza si inventa le sue qualità, anzi poi vediamo una cosa molto caratteristica. In questa esaltazione la persona stima e ammira se stessa. Anche qui la superbia non equivale all'autostima. Se io mi stimo, va bene, non è che sono superbo. Se io dico io valgo questo, so fare queste cose, ho questi limiti, beh, e mi accontento, sono contento di come sono fatto, bene. Il superbo è uno che o si vanta e fa leva su delle qualità che non possiede, però qui ha a che fare con la vanagloria, oppure naturalmente poggia la sua superiorità sul fatto che lui ha dei meriti, delle qualità che non riconosce negli altri. Allora appunto la vanagloria, la persona attende le lodi dagli altri, nella superbia spesso il superbo si compiace da solo, non c'ha tanto bisogno degli altri. Poi in realtà il superbo alla fine vuole anche il riconoscimento dagli altri, anche se non è diretto, magari nel momento in cui vedo che la mia azione, la mia parola incute timore, nessuno mi loda, ma il timore che leggo negli occhi di chi mi sta davanti mi fa capire che la mia, insomma, che il mio valore è arrivato, la persona mi teme perché sa che valgo di più. Per esaltarsi l'individuo tende ad abbassare il suo prossimo e si pone sempre in condizioni di confronto. Voi capite bene che non esiste un uomo che umanamente è migliore degli altri. Oddio, esistono gli uomini che umanamente sono migliori degli altri. In che senso, secondo voi? Possiamo dire che alcuni uomini sono migliori di altri, sono più uomini di altri? Chi ad esempio? Da un punto di vista evolutivo magari si può dire, quindi no? ad esempio un maestro spirituale, tipo possiamo dire che Gandhi umanamente è migliore di Hitler, mm-hmm. Lo possiamo dire, penso che adesso meno di c'è qualcuno dice no perché siamo tutti uguali, e no dai miei, non siamo tutti uguali, perché c'è chi umanamente è più maturo e si è evoluto e chi no, va bene? Allora uno Schindler che mette a repentaglio tutte le sue aziende, i soldi, la vita, tutte le persone, sicuramente non è uguale a quello che sfruttava gli ebrei per far prendere di più la propria economia, insomma sono cose ovviamente diverse. Naturalmente qui però il superbo è uno che fa leva su certe qualità che spesso non sono delle qualità umane, bene, anche se secondo voi uno che umanamente, tipo uno Schindler, voglio dire, no? Può essere superbo? Sì, attenzione, infatti lo vediamo, la superbia è una virtù difficile da cogliere perché molte volte è subdola. Bene? Dopo comunque vi faccio vedere meglio. Allora, naturalmente se consideriamo che, voglio dire, bene o male tutte le persone, cioè se andiamo adesso dal preside della scuola, non è che siccome uno è preside della scuola, oh Dio, Gandhi, cioè preside della scuola umanamente può essere molto peggio di te che fai il magazziniere all'oasi, no? Ok? Però c'è nella cultura che se tu vai a parlare con il preside, esatto, devi vestire bene, come se il preside è un'autorità, e il preside, avendo quel poco di potere, può credersi superiore agli altri. Ma questo capita spesso anche alle poste. La cassiera delle poste, che ha quel poco di potere, le fate aspettare più o le meno, e spesso lo esercita quel potere. Cambia sui nostri pubblici. Poi se capita, no? Quell'impiegato che ti fa tante storie e no, torni, no, adesso il campo, ma come non c'era, l'ho visto prima, non c'è, che fa con quello, no, purtroppo non è che io vado fuori di testa tante volte, insomma, perché si utilizza quel poco di potere come se tu, voglio dire, no, sei arrivato da qualche parte perché sei, che ne so, una volta io ho lavorato da Blockbuster di Acetanova quando l'ho aperto, e c'era la store manager, tutto in inglese perché se no non te la che ce l'aveva 21 anni, io ce n'avevo 25, no? E c'era così, vado giù, fammi comandare da uno ai 21 anni, già
E questa, no, che è tutta spocchiosa ogni volta, ah Paolo, tu devi fare qui, fai di là, ma scusa, ma hai pulito là sotto? Ma ci ho pulito ieri, ripulisci. Perché non è che se non c'è da fare niente, mi fa per forza le cose da fare, no? Ah, tu vieni pagato, quando tu vieni pagata, vieni a pulire con me. No? No, perché tu guarda come dici, sono il tuo store manager, perché tu devi essere il store manager, sei una che è più piccola di me. Quindi, se vuole comandare, devi andare a farlo, no? Che eserciti il potere, perché il potere non serve a niente se non lo sai gestire, va bene? Quindi purtroppo, nel senso, tante volte noi abbiamo a che fare con persone che sono umanamente come noi e quindi per esaltarsi hanno bisogno di sminuirci, perché se loro non possono vantare altri meriti, tipo Gandhi, e allora, capito, devono per forza affossarti. In questa esaltazione la persona appunto stima e ammira se stessa. No, questa è quella di prima. Andando indietro, no, abbiamo detto ok, essere superiore invece alla natura e a Dio, pensare di essere tanto diversi, così di qualità, che possiamo fare a meno di Dio e della natura, delle regole naturali. Il termine super bios, che viene da bios, è quello che va oltre la vita, no? Allora, questa forma di superbia attacca soprattutto quelli che hanno tratto qualche profitto nelle virtù. Cioè, uno che effettivamente è cresciuto, è diventato una persona anche di qualità, ha fatto belle cose, eccetera, allora, prendete un ginostrada, che umanamente può essere considerato un punto di riferimento, che comunque ha rischiato, che comunque fa del bene, eccetera, eccetera, però un ginostrada può essere molto superbo, perché sfrutta i meriti che ha acquisito e quindi pensa che gli altri che non li hanno acquisiti sono naturalmente meno di lui. Bene? In questo senso allora ecco perché spesso è subdola, perché naturalmente anche in questo libro che parla spesso di storie, insomma, di persone religiose, si parla proprio degli esempi di monaci, di abati, eccetera, che a un certo punto sono ammalati per la loro superbia, no? Ma come? L'abate che deve essere il primo a servire gli altri, Gesù che si inginocchia davanti ai discepoli, pulisce i piedi, e l'abate non li può farci i piedi, voi potete dire a me. E quella è superbia. Bene? Tant'è che è pieno, insomma, questo studio è pieno di queste cose, ma naturalmente nella vita di tutti i giorni possiamo vedere altri esempi. Allora, il punto è che molte volte è superbo colui che pensa che le regole naturali per lui non valgono. Bene? Se io ad esempio penso che tutti quelli che si sono drogati sono andati a finire male, allora perché ti droghi? Quella è la risposta che danno tutti i ragazzi che fanno uso di sostanze. Se c'è qualcuno qui che fosse sostanze, magari ce lo dica, almeno abbiamo una risposta. Che dicono? Perché ti droghi se lo sapevi o lo sai che vai a finire male? Che ti dicono? Che lui può smettere, che lui non lo sa. Mica sono stupido. Come se quegli altri milioni sono tutti stupidi. Bene? Oppure dice, ma guarda che, ne so, insomma, sai, qui le cose funzionano in questo modo, no, per me no, tant'è che i superbi che cosa amano molto? I privilegi, la corsia preferenziale, per noi, la vita, i politici, che sono una massa di superbi, amano queste cose, perché sai, andare in gioco taxi normale non è tanto mettere all'orgoglio, invece avere la macchina con la corsia, mentre tutti fanno la fila, che c'è quello del fino nei cose, sì. Insomma, no, voglio dire, queste sono tutti effetti della superbia. Bene? Quindi io penso che le regole naturali per me non vanno. Io ho un carissimo amico, come? È la scienza anche, no? Che vuole sfidare la natura, no? Certo, guarda, l'altro giorno stavo proprio facendo una lezione e si è parlato proprio del perché molte volte da parte della scienza ci sono delle remore nell'allargare le applicazioni della scienza, no?
Perché naturalmente se tu dai un principio valido, poi tutto ciò che discende logicamente da quel principio, tu lo devi accettare, sia ti piace sia non ti piace. Se tu accetti che la scienza può fare la clonazione, io alla fine clono quello che mi pare. Perché se è un principio naturale, il fatto che l'uomo può utilizzare la tecnologia, e a un certo punto non è che la puoi usare solo quando piace a te. A me piace fare la clonazione dei miei figli, tanti hai incidenti stradali, io voglio 3 figli, in modo che se uno muore ce ne ho altri 2. Perché non lo posso fare? Se tu dai per principio che la clonazione si può fare, ognuno lo usa come gli pare. E poi sono le regole dell'uomo che cercano di porre delle pezze. Poi ci sta il partito che non vuole, il partito che non vorrebbe, ma siccome già i voti allora dice che gli sta bene, e quindi naturalmente ecco perché tante volte accettare un principio è difficile, perché uno prevede che poi ci sarà una deriva nell'utilizzo del principio. Se il principio, però ogni principio che è davvero naturale non ha derive disordinate, ogni principio che è disordinato ha molte derive disordinate, non so se è chiaro. Allora in questo senso ecco, diciamo, la scienza, certo, la scienza purtroppo spesso è superba. A Londra, in Inghilterra hanno fatto questo studio di fattibilità, no? Sembra che sia possibile immettere un utero nel corpo dell'uomo. Perché loro vogliono dire, no, adesso ognuno. Vuoi prendere i sessi, tu vuoi guidare il camion e vuoi fare i figli? Si può, perché non lo facciamo? Bene, quindi certo, questo è superbo. E allora, sto dicendo che ho un mio amico che ama molto bere, dormire poco, e insomma gode molto della vita. Tante volte lo invidio, però tante volte no. Allora un giorno io ho detto, guarda che secondo me è una settimana che dormi 3 ore e bevi come un pazzo tutte le sere. Guarda che prima o poi il tuo corpo cede. No, io mai ho allenato il mio corpo a dormire poco. Guarda che non puoi allenarlo a dormire poco, cioè non si può. Proprio una cosa che non può esistere, non è umana. Poi, ma tu che ne so, io non voglio vincere la mia lavora. Bisogna vedere se è vero, perché tante leggende, eccetera. E poi, veramente, sì, tant'è che dopo almeno un mese è stato ricoverato col collasso all'ospedale, eccetera. No, non è complicato, perché è la legge naturale. Cioè, tutti abbiamo bisogno del sonno, così non è che tu puoi farne a meno. Quella è superbe. Bene? Gli altri mali provengono in noi dalla nostra negligenza, mentre questo male a volte lo contraiamo mentre facciamo il bene. Nell'esempio di Ginostrada, ad esempio, bene? Io non lo conosco, magari non è superbo, sto dicendo come esempio. Allora, le cause della superbia: il mancato riconoscimento di ciò che viene da sé e ciò che viene invece dalla natura, da Dio, è la causa della superbia. Se l'uomo infatti eleva, stima e ammira se stesso, è perché non riconosce che spesso le qualità, le virtù e tutti i beni che può possedere e che crede di avere spesso non dipendono da lui. Cioè, se io sono una bella ragazza e quindi penso, non è che è merito mio se sono bella. Se sono nata, cioè io non sono con me. Se io ho un sacco di soldi, perché per me li ho fatti, mica l'ho fatti io. Va bene? Se io sono tanto bravo, come dice sotto, no? Se Mozart ha 6 anni era già un ottimo musicista, non è che è merito di Mozart. Non è che Mozart a 4 anni ha detto io adesso voglio diventare un musicista, adesso mi alleno 24 ore al giorno e divento. Anche se l'avesse fatto, in 2 anni comunque se non avesse un talento naturale non avrebbe fatto quello che ha fatto, e non è merito suo, non so se è chiaro, è merito suo aver sfruttato questo talento, ma l'averlo non è merito suo. Bene? Se una persona ha delle qualità le dovrebbe mettere al servizio del prossimo, non basarci sopra la propria superbia. Se io sono un grande oratore e trascinatore di masse e utilizzo questa mia dote per crearmi la mia setta e diventare il santone di turno, certamente questa è superbia. Se invece la utilizzo per difendere dai processi quelli accusati ingiustamente, magari invece serve.
non so se è chiaro, però anche l'avvocato che fa questo potrebbe essere superbo, non lo sappiamo. Ok, gli effetti della superbia sono tanti, naturalmente, nei riguardi dell'altro: cercare di superare gli altri, ritenersi il centro di ogni circostanza, attribuirsi ogni qualità e virtù, non ammettere rivali, non sopportare confronti che non siano vantaggiosi per sé. Bene, questo naturalmente uno che è superbo pensa di stare sempre davanti agli altri, quindi anche quando qualcuno ha un'idea meglio della mia, naturalmente devo trovare il modo per smontargliela, no? E eccetera. Aggredire tutto ciò che mina la propria autostima, disprezzo e diminuzione del prossimo. Come capite, poi insomma faccio vedere anche altre cose. Nei riguardi di se stesso c'è la perdita della pace interiore e c'è un'agitazione permanente. Perché secondo voi il superbo è sempre agitato e non sta in pace? Perché non arriva mai, è sempre il confronto, non vive mai un rapporto in una maniera libera, no? E perché deve essere sempre ogni relazione è il momento per confermare che io sono superiore. Poi, siccome spesso dall'altra parte trovo delle persone che mi sanno tenere testa, tante volte sono in ansia sempre, no? Sul fatto che io adesso questo che vuole da me, allora c'è la lotta, c'è la rabbiatura, c'è questo e quest'altro. Paradossalmente, il superbo a lungo termine, soprattutto le persone che lo conoscono bene, ottiene esattamente il contrario di quello che lui si aspetterebbe. Quindi, stateci voi con uno che c'ha sempre ragione, con uno che non sbaglia mai, con uno che ogni volta parla ti parla sopra, con ognuno che ti sminuisce ogni cosa che dici e che fai. È normale, dopo un po' le persone si stancano e quindi ti disprezzano o ti additano con sarcasmo, ecco, sì, è arrivato, adesso no, un po' prendete l'esempio del capo, del titolare dell'azienda, che sembra essere tanto leader e sotto sotto tutto piano in giro, insomma, no? Ok, oppure parlano male. E spesso quindi il superbo rimane umanamente solo, perché in realtà, visto che lui utilizza le persone perché serve a lui, in modo serve a lui, le persone a un certo punto non si fanno più usare e quindi gli stanno vicino finché hanno qualche vantaggio, finché mi paghi lo stipendio, ti dico sì, bravo, buono, bello, c'è un capo perfetto, così, ma in realtà poi né ti voglio bene, né farò del bene tuo e né mi preoccupo per te, quindi quando lui c'era bisogno di qualcosa, spesso sta da solo. Bene? Quindi in realtà si ottiene, ecco perché si diceva che io nell'amare solo me stesso, in realtà poi non amo nemmeno me stesso, perché non mi do quello che mi farebbe star bene. Andando avanti, vediamo se ci stiamo con i tempi, gli effetti della superbia. Spesso il superbo è molto interessato al controllo del mondo e al controllo dell'altro. Se io devo mettermi sempre in competizione, devo sempre controllare che naturalmente che nessuno mi superi, proprio per portarsi in vantaggio rispetto ad essi. Così desidera e si attribuisce veri e propri poteri naturali o soprannaturali, come ad esempio la lettura del pensiero, quindi dobbiamo esagerare, la lettura del pensiero, la telepatia, quelli che devono sempre capire l'altro, no? Gli agenti di commercio, quelli i manager che fanno 3 giorni di corso intensivo a Perugia, camminano sul fuoco ardente e poi pensano che tu appena tu bocca hanno già capito tu che persona sei, quello è amore di un potere che comunque non c'ha, è l'illusione di poter controllare le altre persone che invece non possono controllare, anche perché se uno non è superbo non ha alcun interesse a controllare le persone. Bene? Apprendimento di forme di controllo, ipnosi, tecniche di comunicazione non verbale, tecniche di suggestione, le armi della persuasione, come? E no, è così. E allora infatti c'è dei mentalisti lì, no? Perché sono le persone fissate, no? Ho fatto un corso di formazione, sono arrivato uno, questo è un manager, sì, ho detto, io ho fatto dei corsi, sai come dei mentalisti, che tu se guardi in alto vuol dire che pensi una cosa, se guardi in alto posso pensare quello che mi pare, tu che ne sai. No, perché la scienza dice, guarda, nessuna scienza lo dice, ma tu che sei psicologo, queste cose che sei sapere, no, perché sono psicologo,
che le rinnego, no? Perché altrimenti, voglio dire, siamo qui a fare davvero i santoni, ok? Alcuni hanno addirittura preso il dono della profezia. Chiaro? Io stavo facendo un corso, non vi dico a che categoria di persone, a un certo punto uno esce fuori, ah, perché io così no, e io per avere il dono della profezia devo fare, ma te che te ne frega il dono della profezia? Cioè, devi fare quindi il supereroe, l'X-Men. Perché ci piacciono tanto questi film dei supereroi e gli X-Men? Perché loro hanno cose che noi vorremmo tanto. Tante volte chiediamoci qual è il potere che vorremmo. Dietro più la risposta c'è tanto di noi, no? Ok. Potere di seduzione illimitato. Le persone, essendo narcisistiche, poi vediamo, pensano di poter piacere a tutti. Basta che fanno lo sguardo, basta che... Vabbè. Così, ah, guarda, mi piacciono sempre a tutti. Questi dei deliri, ah, c'è quello qua che mi ha guardato, perché quello mi sono portato a lei, quella, ah, c'è questa cosa che il potere. No? Tant'è, tra superbo e potere, vuol dire, c'è una grande intimità, insomma. Quindi, effetti, insomma, non solo abbiamo detto prima, ma spesso proprio c'è anche questa forma di pensarsi con superpoteri. Certamente alcuni poteri uno può addirittura il pensiero, no, tante volte capita, tu pensi una cosa e pensi a te l'ha pensata uguale, ma possono essere sintomi particolari che ci abbiamo tutti, non è che io perché ho il potere, cioè mi capita due volte all'anno e quelle due volte la conferma che ho il superpotere, mentre a me magari mi capita 30, ma penso sia una cosa normale. E quindi il punto è per avere questa attenzione a questo tipo di funzionamento, tant'è che molte forme di superbia poi sfociano in vere e proprie psicopatologie. Pensate che esistono nella psichiatria proprio molte forme psicopatologiche che sono collegate con questo vizio, in primis il disturbo del narcisistico di personalità. Se noi prendiamo i criteri diagnostici del disturbo narcisistico, in realtà sono le stesse cose che abbiamo detto fin qui adesso, dette sotto altre forme, eccetera, ma i meccanismi sono esattamente gli stessi. Bene, ma ci sono altri tipi, l'antisocialità, altri tipi di, insomma, tutti quelli che hanno una alterazione della relazione, isteria, povera, sono tutti, comunque sia, c'è una sottomessa a volte, no, sottomessa, una superbia sottostimata, insomma, però c'è. Allora, ma già nell'antichità si riteneva la superbia causa di follia. Io ho riportato uno scritto del 370 dopo Cristo, per dire, che diceva raccontavano i sintomi che venivano proprio come patologizzazioni della superbia. In seguito vengono lo smarrimento dello spirito. Ecstasis phenomenon significa la fuoriuscita dei pensieri, no? Pensate, schizofrenia, più o meno lo stesso discorso, lo strappone di testa, bene? Oppure, quindi, lo smarrimento dello spirito, la follia, e veniva chiamata mania, e non so se sapete che esiste proprio in alcuni disturbi, tipo disturbi bipolari, esiste la fapolexe, sindrome maniaco-depressiva. Mania sta per mania, la mania è proprio una fase in cui uno pensa di essere onnipotente. Nel momento in cui uno sta nella fase maniacale, pensa che per lui la vita non valga. Per cui, se avete visto il film Mr. Jones con Reggio Aquila, mi pare, no? Che cammina sul cornicione, che fa questo, che fa in mezzo alla strada, quelli tante volte che guidano contro mano, no? Dice, vai là, non si è accorto, tante volte sono persone in fasi maniacali che pensano che la sfida della morte a loro non li tocca, perché loro possono tutto. E veramente, tante di queste persone, no, ma maniaco-depressive, hanno una fase maniacale che poi è seguita dalla depressione. Bene, quindi, naturalmente, la fase maniacale, cioè tutta lo sfogo di quello che vorrei essere e non sono, e poi nel momento in cui mi rendo conto che, insomma, in questa fase bassa, il rendermi conto che non ho niente di quello mi fa cadere nella depressione. Quindi devo dire, sono quasi 2000 anni fa, voglio dire, già queste cose erano già viste.
e la visione di una folla di demoni nell'aria, no? Che è il sinonimo dei deliri. Quindi, ad esempio, pensate, no? La superbia già a quei tempi veniva associata a tante malattie, tipo schizofrenia, la sindrome bipolare, eccetera, eccetera, perché evidentemente è una cosa che già esisteva, insomma. Questo libro si chiama La terapia delle malattie spirituali proprio perché fino al 700 molte forme di psicopatologia considerate oggi venivano considerate semplicemente frutto dei vizi, no? Okay. Allora, la virtù corrispondente alla superbia è in generale la giustizia, definire, come abbiamo detto, l'abito costante di dare ad ognuno ciò che gli è dovuto, ma nello specifico ci sono altre virtù che possono proteggere la superbia, tipo la magnanimità, che è ritenersi di animo grande ed esserlo davvero. Quindi nel momento in cui io sono anche modesto, sotto c'è la modestia, qualità di chi è consapevole dei propri limiti, non mostra presunzione e non ostenta le proprie qualità. Quindi io so che valgo quello, non c'è bisogno che ogni occasione sto lì a dire io perché so fare questo, io quell'altro, eccetera, perché non ho interesse naturalmente a essere onorato rispetto a questo. Il magnanimo è uno che pensa di essere una persona buona, eccetera, e quindi però lo è davvero, insomma, non è il vanaglorioso che si dà meriti. Però il magnanimo deve essere modesto, perché altrimenti rischia la superbia due lunghi. La bonarietà, ad esempio, è la disposizione d'animo a abituare alla bontà, alla semplicità e alla gentilezza, mentre in cui io mi dispongo in questo modo con gli altri, sia conosciuti che sconosciuti, sicuramente questa è una virtù che contrasta, che non fa emergere la superbia, mentre invece il superbo in ogni circostanza cerca sempre di dimostrare che tu sei meno di lui. Bene? Allora, quali sono, e quest'ultima parte così veloce, qualche indicazione, perché realmente in questi 2000 anni si sono dati anche dei suggerimenti su come poter curare questi vizi. La cura dei vizi consiste proprio nell'acquisizione delle virtù corrispondenti. Attenzione, le virtù non sono beni che vengono dall'esterno, non è che io abbiamo detto che noi siamo viziosi quasi per nascita, no? Perché siamo istinto ed emotività, ma in realtà l'ordine naturale dell'uomo non è quello di essere istinto ed emotività da giovani. Quindi è vero che noi entro una certa età non siamo capaci di essere degli uomini davvero, perché noi siamo un progetto di uomo in potenza che va in qualche modo poi completato nel corso della vita attraverso l'utilizzo anche della ragione che ci guida verso, attraverso la potenza, la giustizia, eccetera, eccetera, ad essere virtuosi. Quindi il mio, tra virgolette, destino naturale è l'acquisizione di quest'umanità che mi rende anche felice. Quindi in realtà il vizio non è qualcosa che attiene alla mia natura, e la virtù è qualcosa che devo acquistare così di più dall'esterno come se non mi appartenesse. In realtà è proprio il contrario. La virtù, essendo quel comportamento, quell'habitus che rende ragione della mia natura più intima, la virtù mi attiene. Nel momento in cui io ci metto sopra i vizi, va bene, in realtà nascondo quella mia capacità di essere virtuoso. Quindi ogni cura non è l'apprendimento di qualcosa che viene da un so di salore, è semplicemente l'allontanamento di questi vizi che mi fa riscoprire il mio ordine naturale. Non so se è chiaro questo passaggio. Quindi, in generale, per qualsiasi vizio, l'acquisizione delle virtù ci sono delle regole generali, dei presupposti, va bene? Il primo è che ovviamente ci deve essere la volontà di guarire, perché se uno non si ritiene, per dire, malato, vizioso, non c'è altro interesse a lasciare il vizio. Fidarsi della natura dell'ordine naturale, abbiamo detto che la virtù spesso ci spinge a comportamenti e ad azioni che non hanno un vantaggio immediato e visibile. Dobbiamo fidarci che a lungo termine, se facciamo quelle cose, arriviamo da qualche parte. Come se io voglio andare a giocare a tennis,
cioè il maestro che mi dice che non devo tenere la racchetta e tirare la palla in quel modo, ma devo fare in quell'altro modo che non mi viene naturale. Però magari all'inizio provo a cambiare il mio movimento e vado peggio, però mi fido del maestro che mi dice guarda che se ti alleni alla fine questo nuovo movimento insomma è più ordinato e più funzionale. Il riconoscimento del proprio vizio e la sofferenza di essere in questa condizione, quindi per voler guarire devo riconoscere di avere il vizio, devo starci male, perché se ci sto bene, ripeto, non ho alcuna spinta a migliorare. E mantenere sempre aperta la speranza che io, nonostante tutte le difficoltà, posso migliorare in quella cosa lì. Non è che esiste vizio, dal vizio passa la virtù, è tutta un continuum, in mezzo, un grigiume che a volte potrebbe anche andarmi bene, cioè cadere nel vizio più completo o comunque lavorarci e essere sempre un po' vizioso, ma non così tanto come ero prima, tanto da non essere più, fra virgolette, malato, al limite può anche bastarmi, per noi dobbiamo essere tutti virtuosi, perfetti, eccetera, eccetera. E il processo, questo ovviamente è un caso, non lo sapevo quando abbiamo scelto il nome dell'associazione, ma il processo di guarigione prevede un duplice percorso che si chiama praxis, no? Hai visto, è il destino. Quindi per praxis intende l'azione come allenamento, come pratica, e quindi abbiamo detto. E in genere questo doppio percorso è uno, ci aiuta ad allontanarci dall'uso materiale sensibile delle facoltà, delle tendenze, e quindi allontanarci da ciò che è vizio, e invece fa entrare da ciò che invece è il bene naturale, il bene virtuoso. Ogni processo di guarigione viene individuato dall'intelligenza e perseguito con la volontà, grazie però all'allenamento. E quindi ogni procedimento è complesso e prevede in genere comunque tante fasi, ma queste sei sette più o meno ci sono sempre. La prima è la manifestazione dei pensieri, cioè io devo proprio registrare quello che penso ogni volta che agisco. Quindi se io rimprovero una persona, no, devo riconoscere la superbia, devo essere in grado di esprimere quali sono i pensieri superbi, perché altrimenti conto di cosa porto. Quindi poi c'è la lotta interiore, dentro me c'è tutta una parte che mi spinge ad assecondare quel tipo di pagamento, dall'altra quella più sana invece tante volte mi porta a criticare questo mio aspetto, e questa lotta continua purtroppo bisogna accettarla. Poi naturalmente c'è la parte della resistenza alle tentazioni, nel caso della superbia è tentazione ogni volta che mi trovo in una circostanza sociale dove posso esprimere la mia superbia. Bene, allora se riesco a non cedere, a non dire quella parola superba, naturalmente già è parte della terapia. Vigilanza, attenzione, e quindi proprio osservarsi quando faccio le cose, stare attento e non essere superficiale, rigetto dei pensieri disordinati, allenamento alla pazienza, l'ascesico corporale viene, sapete che l'ascesico corporale significa la mortificazione del corpo, no? La purificazione dai desideri materiali e sensibili, ad esempio nell'attività monastica c'erano il digiuno, i fioretti, la flagellazione, il tesoro, queste qui che servono per imparare, no, a superare la sofferenza, a dare al corpo una sofferenza per impararla a sopportare, perché ogni processo di crescita virtuosa comporta la sopportazione di una sofferenza. Se io odio la sofferenza non riesco mai a migliorarmi, perché cercherò sempre il vantaggio immediato, un po' come quello che sta male perché ha mangiato tanto, e allora non è che dice ho mangiato tanto, aspetto un giorno che lo stomaco mi smette a posto e poi sto bene. No, per giorno si piglia quello e la citosolina e il mal, e poi quello. Ma aspetta, non ce la già fai, sta un giorno, hai mangiato tanto, almeno impari anche se mangi tanto stai male, così magari la volta prossima mangi meno. No, ogni dolore, ogni sofferenza deve essere annullata. Allora naturalmente l'ascesa corporale, ripeto, non significa che essere dolce tutti e ci frustiamo eccetera, però se allenarsi a qualche perdita, a qualche piccola rinuncia, insomma sicuramente ci aiuta.
Bene. Nello specifico, la teoria della superbia, perché la filosofia, non essendo praticamente un vizio, non ha una terapia corrispondente se non nella terapia di tutti gli altri vizi che provoca. La teoria della superbia prevede alcune tappe di una conoscenza approfondita del vizio e delle sue cause, vigilanza e auto-osservazione. Conoscere le cause e la natura del vizio di per sé non è sufficiente, per avviare un cambiamento occorre riconoscere la superbia in azione ed osservarsi mentre si agisce. Da te che all'inizio si suggerisce proprio: se ti accorgi di stare agendo superbamente, non correggerti subito, guardati mentre lo fai. Chiaro? Perché se tu non sei abituato a guardarti, non riesci nemmeno a schifirti di quello che fai, insomma. Bene. Modificare alcune circostanze che facilitano l'espressione del vizio. Se io sono insieme sempre a persone superbe, magari l'allontanamento di queste persone potrebbe essere un primo passo, e evitare incarichi superflui. Sono quelli che per noi il potere o l'incarico che passa sotto lo pigliano. Faccio quello che fa il presidente, lo segretario di calcio, il presidente è quello, e poi fa parte del comitato, e fa parte della cosa, e fa il vicepresidente del consiglio, e fa quello, e fa quell'altro, e poi ho più incarichi, no? Cioè, basta, uno, due, basta, andiamo via. Imparare a delegare, il superbo non delega naturalmente, perché tutti sono inferiori e quindi tutti fanno peggio, eccetera, eccetera. Proprio lui è il primo passo, sforzarsi, questa è bellissima, di adottare comportamenti contrari, ma non come fine, come mezzo, proprio per imparare a disamorarsi dei comportamenti. Quindi dalla cieca fiducia in se stessi, dall'arroganza, dalla pretesa di sapere tutto, dall'eccessiva sicurezza, dalla fiducia sempre al proprio giudizio, dalla mania di giustificarsi, il superbo si giustifica, lui anche quando sbaglia, però in realtà stava nel giusto. Non è che ha sbagliato perché ha sbagliato perché doveva sbagliare in qualche modo, no? Spirito di contraddizione, voglia di insegnare, di comandare. Bene, da tutte queste cose bisogna passare all'insicurezza sul proprio giudizio, a non fidarsi alla propria volontà, rinuncia alla giustificazione anche quando penso che sia necessaria, a non contraddire le persone anche se penso di dover farlo. Rinuncio a prendere posizione di comando, non vuol dire che uno deve fare questo perché questi comportamenti sono buoni, semplicemente per contrastare tutti gli altri. È una fase del trattamento. Quando tu riesci a non contraddire gli altri, a non giustificarti, eccetera, alla fine hai il controllo sui tuoi comportamenti. Bene? Considerare gli effetti reali delle proprie azioni e ricordare frequentemente i propri limiti. Se mi è andata una cosa bene, il superbo per fare tutto ciò che ti va bene è meglio suo, tutto ciò che sbaglia è colpa degli altri, no? E invece cerchiamo, ogni cosa che faccio bene è un po' merito mio, ma anche un po' merito di chi mi è stato vicino, e ci ho avuto questi limiti e gli altri hanno avuto questi limiti. Insomma, questo riconoscimento ci aiuta motivarsi a un circolo virtuoso. Ogni piccolo successo deve fungere da rinforzo per la ricerca di nuovi e più grandi successi in questo campo. E per finire, prima chi è venuto presto ha sentito che la canzone che mi avevo messo nel sottofondo, cioè questa canzone di Profabile, è carina, è così, parla proprio del Dio, no, non sarà mica l'ego l'unico nemico vero di questo universo, non sarà certo questo piccolo pronome il centro di ogni discorso. Poi finisce: no, non è il mestiere mio assomigliare a Dio, che abbiamo visto fino adesso in pratica, per quanto bella sia l'idea, si chiama egomania, la nuova malattia di questa società del Dio, no? E allora poi quello abbiamo detto, una sintesi, tutto nasce dalla filautia, che forse può fare, non so se sta che si chiama così, però questa è. Io ho finito naturalmente la cosa, se qualcuno ha delle domande, abbiamo forse qualche minuto, se avete delle domande, dei dubbi così, o dei commenti, facciamoli. Volevo chiederle, in merito alla superbia, prendendo diciamo questo esempio con un genitore, e quindi
diciamo, infierire sul proprio figlio per vedere che è giusto, tra virgolette, lui. Quali sono le conseguenze? Quali potrebbero essere le conseguenze? Allora, quando attualmente con un figlio, è normale che uno pensa di essere più da parte della ragione rispetto a un figlio di 5 anni, ad esempio, no? E quindi è bene che ci sia l'imposizione, certe regole, eccetera, eccetera. Ma quello, i gesti che sono superbi sono quelli che nascono dall'interesse alla difesa di un proprio vantaggio. Quindi ogni volta che io agisco sul mio figlio e gli dico che certe cose non vanno fatte e lo faccio per lui, allora è un atto buono, è un atto educativo. Se invece io gli dico non fare delle cose perché quelle cose portano svantaggio a me, allora lì è una questione veramente di orgoglio, di superbia, eccetera. Nel senso che tutte le volte io non lascio un figlio essere quello che è, ma deve rispondere alla mia idea che io avevo di quel figlio, certamente sono io che addirittura voglio il controllo sulle altre persone, e non sulle altre persone qualsiasi, su quella a cui io devo dare l'autonomia, perché il compito di un genitore è fare in modo che il figlio diventi autonomo nella vita. E se invece io lo costringo a essere come lo volevo io, e già la sua autonomia è finita in partenza. Ma questo capita anche ai bambini piccoli, no? Quando vedi i bambini che, quelli che ne so, siccome tu c'hai la mania che i figli non essere vestiti bene, ecco lì il piccolo metto che lo vesti tutto fermato, poi dopo vai giardini, poi non ti sporcare, allora che lo vesti a fare? Cioè, se vai ai giardini fallo giocare, non è che il bambino è contento perché ha messo i pantaloni di Ralph Lauren, voglio dire, se esistono, almeno non so se fai i pantaloni di Ralph Lauren. Però è facile, no? Allora il discorso è che non è il bambino è contento perché sei tu contento perché gli hai messo dei pantaloni lì, il bambino ne mette, anzi è contento se mette un pantalone che se si buca non gli fa niente, perché così può giocare, può sporcarsi, eccetera, no? E quindi, che vuol dire, il bambino non si può manco permettere di BA 6 perché te, ma te ne frega, e serve a lui, no? Questa cosa del figlio deve essere una sorta di manifestazione di me, quindi io sono orgoglioso attraverso quello che fa mio figlio. È una perversione totale, non so se è chiaro. Quindi in questo senso ho quali effetti devastanti. Altri commenti? Sì. L'osservazione che tante volte si fa di persone un po' superbe, no? Ci sono comunque dei comportamenti che si notano di meno, dei comportamenti che si notano di più, e che io nella mia opinione ho notato che comunque persone che hanno atteggiamenti superbi comunque non sono felici o mai soddisfatte, nonostante questa prevaricazione dell'altro, questo sentirsi sempre superiori agli altri, schiacciare comunque l'autostima altrui a favore della propria. Non so se è un'impressione mia sbagliata o no, è giusta. In parte avevamo anche già detto il fatto che i superbi sono sempre, non hanno mai la pace nel cuore, sono sempre comunque molto agitati e ansiosi. Ovviamente uno che non ha mai la pace e sempre agitato non è tanto felice, voglio dire, proprio perché si perde il fondo dell'essere. L'essere umano non è fatto per essere superiore agli altri, no? L'essere umano è fatto anzi per condividere, per essere unito, per mettersi al servizio, per fare della sua vita qualcosa di bello. Nel momento in cui invece io lo faccio solo per il mio tornaconto, l'altro non esiste, eccetera, è normale che l'altro diventa per me una minaccia. E se io vivo in un ambiente in cui l'altro sarebbe una minaccia, oppure uno da sfruttare, e certamente non è che posso essere tanto felice. Quindi sicuramente questa osservazione è sostenuta anche dalla letteratura, insomma. Comunque perseguono nella loro strada, cioè io non li ho mai visti cambiare atteggiamento. Certo, perché se loro sono infelici, di chi è colpa? La nostra, cioè chi? Degli altri. Degli altri. Perché loro non fanno quello che devono fare. Pare che purtroppo, ecco perché si dice malattia, è anche una malattia dalla superbia, no? Mi era chiesto un'altra cosa. La strategia per relazionarsi, quando si è obbligati a relazionarsi con una persona che ha queste caratteristiche, per non mandarla a quel paese, per non relazionarsi poi, però insomma, se si deve arrivare a qualche cosa,
dipende se uno ha interesse a modificare il comportamento dell'altro. Se il superbo è il colore forte, poi è fregato. No. Se il superbo è tuo marito, forse è caso che un po', perché se no è così. E in genere, naturalmente, ogni volta, siccome ogni tipo di comportamento che si ripete, perché è rinforzato dagli effetti che ha. Quindi se intorno sono delle persone che danno questi contentini, quindi che danno rinforzo, quindi che sono intimoriti, che sono condescenti, che non contraffiggono, che appagano quello che vuole solo perché è aggressivo, no? E a un certo punto lui continua a farlo, nel momento in cui intorno c'è una persona che non gli danno questi contentini, che se anche si alza la voce non ottiene niente, che tutte queste fa le sue... non so, che se pensa che c'è sempre ragione, ti dicono sì e poi fanno come mi pare, cioè, a un certo punto almeno non lo cambi direttamente, ma lo poni in una condizione critica in cui i suoi meccanismi non ottengono quello che in realtà cercano nell'immediato. Bene? Poi veramente noi direttamente non possiamo cambiare mai nessuno, possiamo solo preparare il terreno affinché lui si renda conto di certe cose e poi magari cambi. Però magari sono persone che anche se uno sta lì vicino e gli prepara il terreno per anni non cambiano lo stesso, quindi non è così. Ogni cambiamento deve essere volontario, nessuno ti spinge a cambiare. Io conosco persone che stanno lì da 20 anni nell'attesa che il compagno cambi, sono innamorati di un'idea perché il mio compagno è un po' aggressivo, sa, vuole sempre avere ragione, non ha un'attenzione. Però so che sotto sotto è tanto buono, e allora adesso un giorno appena magari cambia, è 20 anni che aspetta e diventa buono, ma il compagno è sempre uguale. E quindi, perché purtroppo, non è che il consiglio è sposarsi già buono, no, che quando... Nel caso mio non era quel tipo di costruzione, perché a quel punto, come ho detto, era un altro tipo di prodotto. Sì, e dipende, esempio, se è un capo con cui devo... Ci vuole l'arte della paraculaggine. L'arte? Della paraculaggine. Ci serve un cibo. Questo mettere in atto fra persone allo stesso, diciamo, a livello d'età. Per esempio, adesso io porto l'esempio di un alunno con un professore. Il professore superbo, perché ce ne sono, che per... adesso non so come descriverlo bene, però la persona che non riesce a trasferire il suo sapere, non sa trasferire il suo sapere, non ha un modo per trasferire il suo sapere, sminuisce l'alunno perché l'alunno non capisce. Come può l'alunno, che è un ragazzo, un ragazzino, un adolescente, riuscire a relazionarsi, a tirare sulla testa di fronte a questo? Sì, quello che dici purtroppo è frequente, però ci sono delle modalità, nel senso che l'altra persona come è superba e o comunque è a questo atteggiamento perché io comunque lo lascio fare. Allora non è vero che uno di 15 anni non può rispondere al professore, non può rispondere con aggressività e con mancanza di rispetto, però se gli insegniamo a rispondere con determinazione ma senza conflittualità eccetera, tante volte guardate che cambiano molto le situazioni, perché comunque sia anche l'adulto e comunque sia a un certo punto c'è davanti persone che rispondono in un modo diverso, sarà, almeno con quelle persone sarà costretto a fare altre cose. A me capita spesso di adolescenti a cui devo insegnare qualche competenza di questo tipo per far modificare almeno nei confronti loro, magari poi loro già hanno qualche privilegio nella classe che il professore non si arrabbia più con lui, magari se si arrabbia con gli altri, però intanto con lui e non ha smesso, insomma. E comunque c'è questa regola che ogni persona ti tratta in base a come tu ti lasci trattare, quindi se anche un adulto arriva e fa l'arrogante e cose, se continua a farlo perché tu gli permetti di farlo. Quando dici, poi io sono arrogante con quello che mette 4, allora scegli se per te è più importante il 6 o la tua dignità. E se tu è più importante il 6 e stai lì e ti pigli insulti, poi almeno c'hai 6, va bene, se per te è più importante rischiare un 4 e però mettere le cose a posto, allora fai questa cosa. Perché rischia per anni anche di prendersi sempre la stessa materia perché ha scelto questa. E se questo lo trasta bene, va bene. Sono atti di eroismo. Non ci possiamo buttare. Magari. Sì. Posso magari.
Senti, come si può giustificare spiegare questa differenza di comportamento, no? Perché magari la stessa persona ha in vari ambienti differenti. Se io parlo di caso mio, no? Muoio i figli e ambiente di lavoro. Cioè, se mi sento più, no? Più modesto, più, no? E a casa invece mi sento più con quelli di casa mia, quelli più intimi, i cani, diciamo. Allora magari non le moglie, oppure le figlie, ho due figlie. E se c'ho questo atteggiamento più autoritario, più superbo, che non voglio sentire giovane, no? È proprio la caratteristica del padre di famiglia. C'è due figlie, te lo racconto. Anche questa differenza nel posto di lavoro, che tra l'altro è la parola di poste. Ah, ecco, visto! Però lancio una... In genere sono le donne che lavorano le poste. Casualmente le poste, mannaggia! No, però effettivamente la tua domanda è... semplicemente, evidentemente c'è un bisogno di sentirsi certi, cioè una stima, sentirsi un certo riconoscimento di un'autorità o di un'importanza, eccetera, che in alcuni contesti però non può essere vissuta, perché per tanti motivi di fianco a me ho delle persone appunto che non mi permettono di farlo. E invece laddove mi è permesso di farlo, naturalmente lo faccio, ma anche adolescente, no? Che ha tanto bisogno dell'autonomia, del fare le sue mattate, eccetera, altre volte c'è l'adolescente che a casa per la tua bocca piove gli schiaffi, allora a casa è un santo, quando esce fuori fa il diavolo a quattro, puoi ricordarlo, quelli che fuori, siccome appena parlano tutti mettono i piedi sopra, allora è il santo, dentro casa sfascia tutto, perché dipende dove questa mia caratteristica, questa mia voglia di sentirmi in quel modo posso ottenerla, bene? E quindi naturalmente magari nel caso suo, dentro casa, dentro casa delle persone che compiacciono questo suo modo di fare, non l'hanno mai contrastata, e quindi uno alla fine bisogna vedere, perché se uno non è che se uno è autorevole vuol dire che è superbo. Io normale con i figli, se mi devo far sentire ogni tanto un minimo di polso devo gestire. Poi invece sono superbo nel senso che voglio che i figli fanno quello che dico io, nel modo che dico io, studiano quello che dico io, tornano a casa quando dico io, già hanno 25 anni ancora a chiudere d'occhio, certamente quello è un po' un sostituirsi all'altro e non riconoscere l'alterità, perché da una è tua figlia ma è sempre un'altra persona, non è che sei tu, e quindi è normale che poi ognuno ha questo tipo di meccanismo. Il discorso delle poste è perché è tutta la somma di quei posti dove anche un minimo di potere viene comunque, non si perde tempo per farlo in qualche modo pesare sugli altri, ma come poi tutti gli tanti uffici pubblici c'è un po' questo discorso. Il non plus ultra è l'Inps, che tu manco puoi parlarci con quelli dell'Inps, perché non c'hanno manco numeri di telefono visibili, tu per parlare con uno se sappiamo superiore, devi fatti la fila 4 ore di sotto, poi alla fine se vai a parlare con quello di sopra, ma sono cose no, fuori di testa. Una volta stavo lì alla motorizzazione, dovevo fare il cambio e non c'era nessuno, c'era uno impiegato, lo sportello per il cambio per il nuovo patente era vuoto, vado lì, devo aspettare, io